Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la Sala San Francesco, dove la statuetta della Madonna di Fatima ci ricorda un avvenimento importante accaduto proprio qui. Sono guarito, sono guarito. Sono le parole di Padre Pio. Ora andiamo proprio nel luogo dove Padre Pio ha esternato a dei suoi confratelli questa sua sensazione, questa sua emozione che poi era vera. 1959, peregrinazio della Madonna di Fatima qui in Italia. Si stabilisce una tabella di marcia tra gli organizzatori, vi era proprio Don Gabriele Amort. Riuscirono ad inserire San Giovanni Rotondo perché la Madonnina doveva essere nei diversi capoluoghi di provincia, quindi Don Gabriele riuscì a inserire la tappa di San Giovanni Rotondo e venire qui da Padre Pio. Il 25 aprile, quando la Madonnina toccò il suolo italiano, Padre Pio improvvisamente si ammalò. Ebbene sì, Padre Pio cadde malato. Addirittura nel maggio di quello stesso anno si parlava di un tumore maligno alla pleura. Padre Pio stava veramente male, tanto è vero che tutti coloro che giungevano qui a San Giovanni Rotondo nel 1959, in quel periodo, non ebbero l'opportunità né di partecipare alla messa celebrata da lui, né tantomeno di potersi confessare, sia per gli uomini che per le donne. Padre Pio era a letto malato, addirittura ascoltava, partecipava così alla Santa Messa, nella sua stanza, nella sua cella, grazie a degli altoparlanti, e addirittura riusciva a dare anche un piccolo pensiero a tutti coloro che arrivavano qui. Infatti era strana l'atmosfera qui a San Giovanni Rotondo. Padre Pio non c'era. Padre Pio però lo ascoltavano attraverso gli altoparlanti sistemati qui, e dettava un piccolo pensiero a mezzogiorno e poi a sera, dove raccontava e dava dei piccoli suggerimenti a tutti coloro che erano qui e che non potevano vederlo. La Madonna intanto giunse qui a San Giovanni Rotondo, qui giunsero tanti fedeli, tanti figli spirituali, tutti desiderosi di vedere il Padre, e finalmente lo videro Padre Pio, perché molto sofferente si affacciava, oppure si metteva proprio su questo coro per partecipare alle diverse funzioni della peregrinazio, perché la Madonna si fermò in chiesa per tutta la notte e si racconta che c'erano delle celebrazioni ogni ora, si continuava sempre a pregare. Il posto di Padre Pio era questo, insieme a tutti gli altri confratelli si sistemava qui per partecipare alle funzioni e per poter avere la Madonna di fronte, pregare, affidare tutte le preghiere di tutti coloro che venivano qui disperati per affidare a Padre Pio i loro guai. Quando la statua della Madonna doveva essere portata via, doveva volar via, Padre Pio con alcuni confratelli, ecco, venne accompagnato qui. Di qui aveva la visuale, perché dal tetto della Casa Sollievo l'elicottero si alzò. C'è da dire questo, che i piloti, prima di andar via, vennero qui e chiesero la benedizione a Padre Pio. Il secondo pilota, nel momento in cui si sollevò in volo l'elicottero, gli venne quasi un impulso, perché l'elicottero stava andando via verso San Giovanni Rotondo, ormai tutti l'avevano salutato, anche Padre Pio di qua aveva ormai visto aveva dato l'ultimo saluto, e proprio in questo istante i confratelli, tra cui Padre Francesco Napolitano, che racconta questa testimonianza, disse: Madonnina, Madonnina mia, quando sei venuta in Italia io mi sono ammalato e ora che tu vai via sono ancora così, sono ancora in queste condizioni. Ad un certo punto dicono i presenti che ebbe una sensazione strana,
e subito disse: sono guarito, sono guarito. Sì, disse proprio così, proprio nel momento in cui l'elicottero tornò indietro e fece 3 giri intorno al convento. E Padre Pio poté salutare così per l'ultima volta col suo fazzoletto bianco da questa finestra questo elicottero che andava via. Addirittura c'erano dei frati che erano saliti sul tetto per salutare la Madonna. E da quel giorno Padre Pio fu guarito, tanto è vero che poté ritornare di nuovo a celebrare Messa, un miracolo.